Siamo arrivati alle fasi cruciali del campionato di Serie C Gold con il Basketball Lamezia ancora in corsa per i playoff per la promozione in Serie B. Questa trascorsa è stata una settimana di riposo per la formazione lametina, nel senso che si è giocato mercoledì, ma questo mercoledì la formazione lametina aveva il turno di riposo mentre le altre squadre sono andate in campo. Quella che invece sarà la prossima settimana sarà una settimana importantissima perché si giocheranno tre partite in 8 giorni e saranno le tre partite decisive per decidere chi accederà ai playoff. Ricordiamo che accedono le prime due dei due gironi. Perché si giocherà sabato, si anticipa sabato anche questa settimana contro la formazione del Caserta, poi mercoledì sera ci sarà la partita di Benevento e si chiuderà domenica 30 maggio contro la formazione dell'Irpinia. Quindi siamo nella fase proprio decisiva di questo campionato. Formazione Lametina che, come sapete, sta rincorrendo questo playoff. Si trova un po' in svantaggio in questo momento per via della differenza canestri, ma ancora dobbiamo vedere quale sarà poi la classifica, perché per essere in svantaggio deve trovarsi in parità con altre due squadre. Qualora si trovasse in parità, per esempio, contro la formazione dell'Agropoli, sarebbe in vantaggio e quindi sarebbe al secondo posto, non al terzo. Per analizzare il momento della formazione giallo-blu, quest'oggi in sala stampa abbiamo l'ultimo arrivato in casa Basketball Lamezia, ossia Mirko Gentili. Buonasera. Mirko Gentili che ha fatto la prima parte della stagione a Palermo e poi è arrivato qui a Lamezia, quel Palermo che abbiamo incontrato qualche anno fa negli spareggi nazionali proprio per l'accesso in Serie B. Andiamolo a conoscere meglio, raccontaci un po' il tuo curriculum, come è nato questo amore per il basket, come è iniziato. Allora, il mio amore per il basket è iniziato subito a 6 anni, 7 anni ad Ostia, nelle Stelle Marine. E poi a 14 anni sono andato alla Stella Azzurra, dove sono rimasto per ben 6 anni. E poi da lì ho iniziato, diciamo, il mondo professionistico, ho cominciato a girare. Diciamo, i primi anni sono rimasto in zona a Roma, Aprilia, nella ex C Dilettanti. Ho fatto 2 anni lì, poi ho fatto un altro anno in B alla Stella Azzurra, poi sono andato a Valmontone in C, dove ho perso la finale con Scafati di Coach Iovino e di Napoli, che abbiamo incontrato con Forio. E poi da lì ho cominciato ad andare esterni in Serie B, a Ortona, e Palermo, dove siamo venuti qui per gli spareggi qui contro Lamezia. Poi ho fatto una semifinale con Valmontone di Serie B. L'anno scorso stavo a Formia e quest'anno a Palermo e adesso sono qui. Però non si direbbe tutte Tutte, esatto. Anche tu Ho girato un'Evanta, sei tanto. uno che Comunque ho gestisce. 28 anni, però ho già girato abbastanza. Sì, hai citato poi due squadre di Ostia, le Stelle Azzurre, che mi ricordo facevano anche la femminile, perché tanti anni fa fecero lo spareggio per la Serie A con il Catanzaro, quindi l'abbiamo conosciuta Esatto. tantissimi anni fa, quindi sono società storiche queste Esatto, sì. che fanno basket da tantissimi, tantissimi, tantissimi anni. Poi sta chiamata a Lamezia, diciamo come è maturata questa decisione? È arrivata l'ultimo giorno di mercato possibile per i trasferimenti dalla Serie B alla Serie C. Ho giocato il martedì a Piadena, la penultima giornata di campionato che era il recupero per il Covid. Poi eravamo retrocessi matematici, quindi con il procuratore abbiamo cercato delle offerte. E allora è uscita Lamezia, dove comunque avevo dei ricordi, non belli, però comunque avevo dei ricordi, palazzetto pieno, società solida che comunque puntava, come abbiamo detto, a fare i playoff e poi chissà. Quindi è successo tutto in 2 giorni. Ho fatto le valigie e sono arrivato qui. Hai citato Piadena, cioè Serie B stiamo parlando, Palermo, Mo, Piadena, le esatto, province di Mantova, non è a due quest'anno è passi. stato un girone abbastanza difficile, tosto,
perché comunque ogni 2 settimane bisognava prendere l'aereo, andare a Milano, giocare, non c'erano i voli, quindi si partiva alle 7 di mattina da Palermo, si giocava alle 8 a Milano, si tornava il giorno dopo, recuperi, rinvii, sono stati l'ultimo, come ho detto ai ragazzi, era un mese che io non giocavo in casa. Perché anche quando sono arrivato qui subito 2 trasferte, venivo da 4 trasferte consecutive, senza allenamenti, solo partite, quindi è stato tosto. Ma del resto è una stagione un po' così dove bisogna arrangiarsi, diciamo, Stringere i un po' denti. stringere i denti, andare avanti perché bisogna andare avanti, altrimenti ci si ferma ed è peggio, è peggio. Meglio qualche problemino in più, però continuare Sì, sicuramente. con l'attività. L'ultima partita in casa, sabato, partita tiratissima contro la Vis. Lo sapevamo, loro venivano anche da un'ottima prestazione con Salerno, i 2 punti in classifica sono bugiardi, perché comunque hanno veramente talento, è una squadra che, come ha dimostrato, può venire qui e fare 92 punti. È stata una partita tirata, una bella partita, e forse le rotazioni un po' più lunghe nostre ci hanno aiutato a fare, diciamo, a strappare quel gap finale che ci ha portato alla vittoria. Sì, Anche a livello personale hai fatto una grandissima partita, tu, eh? Qualche diciamo, bomba al momento nel giusto, momento eh? giusto erano tiri, diciamo, difficili, comunque sentivo la fiducia dei compagni, dell'allenatore, dell'ambiente, e sono quei classici tiri che se entrano, se bravo, tutto ok, se sbagli un po' meno. Però comunque uno vive per, diciamo, per questi momenti, per l'adrenalina, per tutto. Diciamo che è stato un derby nel vero senso della parola, al di là della classifica, i derby sono sempre fatti così, Sono partite a a parte. parte la classifica c'entra poco, comunque è arrivata comunque la vittoria alla fine, 2 punti importantissimi, perché la Vis ancora fino alla fine penso che giocherà queste belle partite perché E vuole giocherà comunque salvarsi. fino La alla morte per evitare play-out retrocessione, e play-out, retrocessione, certo. come è giusto che sia. Andiamo a vedere, dicevo che poi si è giocato in presettimanale, la formazione della mattina non ha giocato perché ha riposato, andiamo a vedere i risultati della settimana, quindi Forio Rende 73 a 53, Benevento Angri 79 a 69, Irpinia Cercola 80 a 84, Caserta Salerno 76 a 90 e poi Vis Agropoli 72 a 78, anche qui ha tenuto abbastanza bene la Vis contro l'Agropoli, però l'Agropoli poi ha fatto valere anche una maggiore esperienza, una maggiore forza sotto canestro Anche anche. lì negli ultimi minuti è riuscita Sì, a Agropoli a strappare strappare i il 2 punti break. molto importanti, tant'è che ora in classifica, andiamolo a vedere, abbiamo Salerno in testa con 20 punti, poi Agropoli a quota 18, Lamezia 16 che ha riposato, Cercola 10, Rende e Angri 6 punti, quindi ancora tutto da giocare per le prime 3 posizioni. Prime 3 posizioni che poi si potrebbero, diciamo, delineare nel turno infrasettimanale, perché poi nel turno infrasettimanale, anzi andiamo a vedere prima il turno di sabato, perché ci sarà Cercola Forio, Salerno Benevento, Agropoli Irpinia, Lamezia Caserta e Rende Vis. A parte, diciamo, l'ultima che dovrebbe essere più equilibrata, le altre sulla carta dovrebbero essere risultati scontati, sulla carta, Anche sulla carta. Salerno-Benevento è un altro big match, È un big match, diciamo. però sulla carta il Salerno dovrebbe avere, Dovrebbe, diciamo, esatto. dovrebbe, mettiamo sempre il condizionale. Poi nel turno infrasettimanale si decideranno le sorti del campionato, perché ci sarà Benevento Lamezia e Forio Agropoli. Qui si decide assolutamente la classifica, anche perché il Benevento è attualmente a 4 punti del Forio. Qualora il Forio perdesse dei punti, il Benevento potrebbe Potrebbe. tentare l'aggancio, cosa che noi vorremmo evitare perché dovremmo andare. Quindi è tutto ancora di venire, quindi è una situazione molto, molto interessante. Quindi 2 partite decisive ora abbiamo. Cruciali. La prima proprio contro questo Caserta che non riesce ad ingranare, un po' come la Vis in fondo alla Simile, classifica. però comunque anche loro verranno qui, come ha fatto la Vis. Verrà, se la giocherà e metterà pressione,
cercherà di, diciamo, rompere questo ingranaggio della Lamezia. Anche perché Caserta il dente avvelenato perché ha perso l'infrasettimanale con Cercola, ha perso di 4 punti, ma sono stati sempre in partita perché sono stati Esatto. sempre lì, un punto, due, tre punti avanti, dietro, però se la sono giocati fino alla fine, quindi una squadra che comunque gioca. Diciamo l'unica cosa è che comunque loro avendo giocato ieri, noi avendo riposato, avendo avuto dei giorni in più di riposo, cercheremo ancora di aumentare l'intensità e di giocare, diciamo, di portare la partita più a ritmo nostro che a loro. E poi mercoledì questa partita Benevento che ricordiamo seconda in classifica dell'altro Esatto, girone. Benevento comunque è una squadra con fior di giocatori esperti che fanno questa categoria da anni, come Ordine, Nando Smorra, che saluto, e Murolo. Sono comunque una squadra tosta, non a caso sono secondi nell'altro girone. L'ultima poi a chiudere il campionato sarà l'Irpinia. Giustamente di queste tre partite, anche perché in trasferta, la più difficile sarà, come stavamo dicendo, questa di Benevento, no? Sì. Pensiamo subito a sabato, poi da sabato sera si comincerà a preparare la trasferta di mercoledì di Benevento. Senti, visto che sei sceso dalla B alla C Gold, come la vedi rispetto alla B questa C Gold? Almeno queste squadre, anche se poi nello stesso periodo in cui sei arrivato tu, si sono un po' tutte rinforzate con giocatori che venivano dalla Esatto, B. sicuramente il livello si è alzato notevolmente. E dalla Serie B cambia ovviamente il livello fisico, forse nel preparare le partite, in Serie B si gioca molto più di letture, però la Serie C l'ho fatta per tanti anni, quindi ti posso dire che questa differenza si vede e non si vede. Soprattutto quest'anno, come hai detto tu, tantissimi giocatori dalla Serie B sono scesi dalla Serie C, e, ad Diciamo che c'è esempio. anche un passo in più a livello organizzativo in Serie Sicuramente B. ci sono società, forse sono più strutturate molte società in Serie B rispetto alla Serie C, però devo dire che questo, diciamo, questo gap non è così elevato. Sicuramente a livello di budget ci sono squadre in Serie B che fanno campionati a sé, come ovvio che sia. Però quest'anno forse mettiamo anche il fatto del fattore campo, che comunque essendo a porte chiuse, Certo. tante squadre facevano affidamento agli incassi, quest'anno sono venuti a mancare, quindi diciamo hanno ridimensionato il budget. Quindi diciamo questo, non c'è questa differenza così grande come magari ci poteva essere altri anni. Senti, l'altra cosa hai detto che sei venuto a Lamezia perché conoscevi, diciamo, la squadra, la società, ma dei compagni allenatore, cosa conoscevi quando sei venuto? Allora, avevo conosciuto Nicola Alloni, perché c'è stato un periodo dove io mi andavo a allenare lì Alloni, quindi avevo conosciuto Nicola e eravamo rimasti in rapporto. Infatti avevo sentito poi lui, mi ha detto se c'era la possibilità di poter scendere, io ho detto sì, subito di sì. E come compagni conoscevo Angelo Luzza, perché ce l'ho avuto a Ruvo quando abbiamo vinto il Ah, in campionato. Puglia. E mi ricordo di Rodrigo perché 5 anni fa, quando sono venuto qua con Palermo, mi ricordo di quella squadra e mi ricordo di Rodrigo. Sì, questo è stato molto importante conoscere Nicola per inserirsi subito nei Sì, meccanismi, perché al esatto. buio senza conoscere nessuno, invece già con Nicola, il vice coach, No, già ma diciamo avete. che è stato, ho trovato un gruppo super, comunque sono stati i primi per la prima fase per 9 giornate, e quindi sapevo comunque che venivo in un gruppo affiatato e mi hanno messo subito a mio agio. L'unica cosa, come ho già detto, che l'8 era occupato da Giovanni. Per la prima volta l'88 era occupato da Billy, quindi alla fine ho girato per il 6. Infatti saluto il mio amico Daniele Latini di Ostia. Infatti è la prima volta che trovo sia l'8 che l'88 occupati. Ho detto, ah, iniziamo bene. Vabbè, con il 6 comunque hai fatto una bella partita nell'ultima uscita, quindi Va bene così. va bene così. Allora vi ricordiamo che saranno 8 giorni cruciali. Da sabato all'altra domenica si affronteranno nell'ordine Caserta, Benevento
Benevento ed Irpinia, e poi potremmo essere qualificati per disputare i playoff. Ricordo, saranno due le squadre a qualificarsi per semifinale e finale. La vincente è promossa, la perdente farà un altro spareggio con la vincente del girone C. Quindi ancora le cose potrebbero andare per le lunghe, noi speriamo comunque di poterci arrivare. L'appuntamento, vi ricordo, questo sabato non si gioca alle 18, ma si gioca alle 19:30 perché il palazzetto prima è occupato da altri sport, da altre manifestazioni, quindi c'è questo slittamento di orario alle ore 19:30. Quindi passeremo la serata insieme, non più il pomeriggio, ma alla serata, naturalmente. Sui social, su Facebook, perché la partita ancora è a porte chiuse, anche se ci sono dei spiragli, probabilmente per i playoff a giugno ci potrebbe essere Speriamo. almeno un po' di pubblico. Grazie a Mirko Gentili per Grazie a essere voi. stato in sala stampa questa settimana. In bocca al lupo per la partita, in bocca al lupo per tutto il campionato. Appuntamento quindi sabato alle ore 19:30 con la diretta Facebook. Grazie.